Ciao a tutti! La ricetta di oggi mi è stata richiesta da mia cugina Valentina, a cui mando un grandissimo bacione, e si tratta di un piatto da gustare freddo e fuori casa, pensato quindi appositamente per chi lavora o studia e quindi non può rientrare a pranzare a casa. Questo tipo di pasta fredda mi è stata consigliata da Clara e Vicky, due ragazze carinissime che hanno un bellissimo canale qui su YouTube dove pubblicano delle audioletture, di cui appunto vi lascio il link del loro canale qui su nelle schede informative. Ciao carissime, vi abbraccio fortissimo. E allora, quindi incuriosita, ho colto la palla al balzo e ne ho approfittato sia per preparare la cena per me e sia per creare appunto un video per voi. Gli ingredienti sono 250 g di trofiette, queste fresche che ho trovato di Giovanni Rana che sono la fine del mondo, troppo buone. Ci vogliono queste fresche, mi raccomando. 5 pomodori di questi Camona, olive nere, rucola, olio extravergine d'oliva, sale, tutto questo quanto basta, quindi fate a vostro gusto. Speck e provola, anche questi a piacere. Diciamo che queste confezioncine che vedete appunto qui sul tavolo io le ho utilizzate tutte. Iniziamo subito dalla preparazione delle trofiette, quindi all'interno di una pentola con dell'acqua andremo a versare un bel cucchiaio di sale, la porteremo ad ebollizione e andremo a versarci dentro le trofiette. Una volta completata la cottura, ci vorranno davvero 3 minuti, pochissimo tempo, le andremo a scolare e le andremo a versare in un piatto o in una specie di insalatiere in modo tale che ci stia insomma bella comoda. Andremo ad aggiungere 2 cucchiai d'olio e la metteremo da una parte a freddarsi completamente, quindi abbiamo aggiunto l'olio proprio per non far incollare la pasta. Ora, una volta che la pasta si sarà freddata, ci vorrà davvero pochissimo, andremo ad aggiungere tutti gli ingredienti che abbiamo scelto, quindi in questo caso la rucola e i pomodori, li andremo a tagliare a pezzetti piccolini e andremo a iniziare a mescolare bene il tutto. Ora ci occuperemo dello speck, lo andremo a tagliare anch'esso a pezzetti piccolini, quindi come vi ho già detto per gli ingredienti, io questo lo userò tutto, però voi potrete anche decidere di metterne metà, questo è irrilevante. Se vi piace un po' di più il sapore forte dello speck, aggiungetene un po' di più. Ora, questo vale per tutti quanti gli ingredienti. Ora andremo ad aggiungere le olive nere, anche queste fate a occhio, insomma quelle che più vi piacciono. E ora stessa cosa per la provola. Ah, non ve l'ho detto, questa è una provoletta affumicata, quindi ancora più gustosa. Ed ecco qui, questa è la parte che mi piace di più in assoluto. Dato che è ora di cena, io mi gusto in diretta assieme a voi questo buonissimo piatto di pasta fredda. Devo testare appunto per farvi capire quanto è buona, non sia mai. E potete già intuire dalla mia espressione del viso quanto è deliziosa questa pasta. Si sentono tutti i sapori, dal gusto forte dello speck che si sposa benissimo col gusto delicato dei pomodori. E guardate, qui c'è qualcuno curioso, anzi affamato, che ha sentito l'odore di questa pasta buonissima, forse dello speck o della provola. Adesso vi faccio un bello zoom, quindi una bella inquadratura ravvicinata di questa buonissima pasta. Provatela perché ne vale davvero la pena, anche se non dovete mangiare fuori casa, io ve la straconsiglio. Per esempio, io l'ho preparata per cena, l'ho preparata circa 2 ore prima di cena, l'ho lasciata sul tavolo, è rimasta fantastica, buona, buona, buona ragazzi. Quindi spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, ringrazio ancora tantissimo Clara e Vicky per questa splendida idea, mando un grandissimo bacione a tutti voi, anche a mia cugina Valentina, e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!